I volti e i corpi di donne sono quelli della merce del pipeline, come viene definita in Africa la rotta delle schiave sessuali. La fotografa Elena Perlino li ha raccolti in un libro che resterà in mostra al PAN fino al 9 dicembre. Maria Laura Massa. Rapite nel loro paese per essere introdotte nel mercato della carne, nella maggior parte dei casi vendute dai genitori. Oltre 30.000 le donne vittime di tratta nell'Unione Europea, l'80% proviene dalla Nigeria. Sono la merce del pipeline, in italiano oleodotto. È così che in Africa chiamano la rotta delle schiave sessuali ed è così che la fotografa piemontese Elena Perlino ha chiamato il suo progetto. Per 8 anni ha immortalato il loro quotidiano. Volti e corpi di donne troppo spesso ghettizzate nella categoria prostituta. Scatti oggi raccolti in un libro e in mostra al PAN di Napoli fino al 9 dicembre. L'anno scorso ho conosciuto una ragazza che mi diceva che era riuscita a pagare il debito che doveva pagare di 65.000 euro all'organizzazione criminale che le ha permesso di essere in Italia in un anno. Provate a immaginare cosa vuol dire dover vendere il proprio corpo a botte di 10-20 euro a prestazione per riuscire ad arrivare a 65.000 euro. La mostra è promossa dalla cooperativa di Napoli Daedalus con l'amministrazione comunale e l'associazione ZAP. Tutti i giorni lavoriamo come cooperativa con le persone che siano dentro queste immagini. Questa mostra è importante perché oggi più che mai è interessante ed è importante che le persone sappiano che dietro le categorie prostituta nigeriana ci sono delle persone con dei nomi, con dei volti, con delle storie, con dei desideri. Solo così possiamo difendere i diritti delle persone più fragili.